lui è sempre stato il mio compagno di scuola, però il genio della classe, quindi non ha niente da... è proprio tutto di empatico, eravamo tutti dietro lui, comunque eravamo tutti innamorati di lui. Mio fratello, non so se poi adesso ha imparato alla veneranda età di... non la dico perché sennò le sue ammiratrici poi lo mollano, se riesce a scrivere in corsivo. E siccome quando eravamo piccoli un problema era la scrittura di Michele e mio padre cercava di fargli rifare i compiti, lui, più cocciuto di me, decise che non si sarebbe sottoposto a questa angheria genitoriale e per tanti anni ha continuato a scrivere in stampatello e non in corsivo. La volontà del carattere forse si vedeva già quando eravamo molto piccoli. Lui leggeva 8 libri al giorno, poi 5 fumetti e ti sciorinava tutte le date a memoria di Wim Wenders. È sempre stato un ragazzo geniale. La sua collezione di fumetti, se glielo chiede, se gliene togli uno, t'ammazza. È un intellettuale vero e forse questo fa pensare, no, al distacco dalla gente, dal popolo. Non è così, perché poi gli stessi suoi interessi, penso appunto al cinema, penso ai fumetti, sono interessi assolutamente popolari. È una persona semplice, una persona umile, ti dà l'anima. Io ringrazierò sempre e non ha mai preteso niente, mai, ma ha dato sempre la forza di andare avanti. È un fratello come possono essere fratelli i maschi alfa, cioè persone che cercano di imporsi nella vita, ed era anche possibile che questo diventasse una forma di conflitto. In realtà non l'è mai stata, perché mio fratello è molto meglio di me. Sono suo fratello maggiore, apro e chiudo una parentesi, e quindi so bene la grandissima sensibilità di Michele, probabilmente tenuta un po' nascosta e, come diceva giustamente, anche probabilmente in relazione al ruolo che uno ha nella vita. Io studiavo tipo tutta la notte, il giornale, avevamo interrogazione di filosofia. Vado interrogata, interviene la Foggia, aveva detto che aveva letto così velocemente la mattina, così un po' qualcosa kantiana, interviene la Foggia, il professore dice: cavolo, veramente bravissimo, quindi io ero sotto un treno. Questo è il mio rapporto con la Foggia. Kant a 10, Dello Russo 0. Non è il mio avvocato, ma è solo il mio fratellone piccolo. Io lo amo, lo adoro. E io spero soltanto che sia sempre più felice. Ogni talvolta che siamo andati, diciamo, cominciato ad andare nelle scuole, ho accennato a Michele. E lui era contento. Vai, Lella, Pino, andate, perché i nostri ragazzi devono sapere chi sono i mafiosi. E Michele, anche il mio parco Don Nicola Bonerba, accennò, dice: Lella, sinceramente qui questi detenuti, questi criminali, vogliono cambiare. E lui aveva un bel progetto di farli inserire, questi ex detenuti, a lavorare nelle spiagge, nelle piazze, nei giardini. Se la gente capisse che il più grosso investimento dello Stato, delle istituzioni, va fatto nell'ambito dei minori per creare le strutture del recupero dei devianti, l'avere sottratto i minori ad un destino triste e infame, oggi non saremmo in queste condizioni.